Allora, prima di iniziare la seconda parte, sono doverose due parole di ringraziamento, innanzitutto a tutti voi, perché la Chiesa, come sempre, ma direi anche di più, è gremita, è una manifestazione che, come abbiamo scritto sul giornale, a 20 anni di storia, mantenerla così viva è veramente difficile, ma è un piacere per noi vedere tanta gente che ci segue. Con le feste di Natale iniziano anche assieme con il nostro concerto, quindi un grazie da parte nostra a tutti voi che siete qui presenti stasera. Devo ringraziare poi tutte le autorità presenti, il sindaco, il vice sindaco, il presidente della provincia, l'unica CAI, l'unica persona, quindi grazie per della vostra presenza. Magari alla fine, se volete, se vuoi dire qualcosa, te lo franco, ovviamente gli auguri d'obbligo sono tutti i miei. Ovviamente ringrazio Don Pino, il padrone di casa, che sponsorizziamo la chiesa per 2 o 3 giorni, quello del Natale, e senza la sua collaborazione non sarebbe possibile fare questa bella manifestazione, quindi un grazie, un applauso a tutti. Anni ci omaggia degli omaggi floreali che avremo durante il concerto, quindi grazie Simona per la collaborazione. Inoltre, io sono presidente dei familiari del maestro Melotti, il nostro grande maestro che ha fondato la banda. Senza di lui questa banda non ci sarebbe mai stata. C'è il libero tra il pubblico, il primo presidente di questa associazione. Sappiamo il calore, l'impegno che ci ha messo Roberto Melotti, che abbiamo intitolato la nostra sala musica. Un applauso di ricordo al maestro Roberto. Non c'è più che si sente parlare. In questo concerto si chiude un triennio di attività per il nostro consiglio, che avrebbe tra il rinnovo delle cariche. Abbiamo fatto tante attività durante questi 3 anni, quasi 150 esibizioni un po' in tutta la provincia, ma anche molto lontano, adesso non ricorreremo. Abbiamo rinnovato, rivertito la nostra scuola musica, avete visto che bella introduzione del nostro concerto con tutti i bambini, quindi davvero un impegno formidabile, cui voglio ringraziare la parola per seguire questo discorso. E poi, come vi dicevo, alcuni grandi appuntamenti, tra cui spiccano la trasferta a Roma nell'esibizione dinanzi al Santo Padre l'anno scorso, il gemellaggio a Mondaino in provincia di Rimini e il grande concerto di quest'estate in Piazza della Signoria a Firenze. Speriamo di avere un'altra occasione di portare la Madre di Cassine e Cassine in giro per l'Italia, magari da qualche parte in Europa. Di questo voglio ringraziare ovviamente il consiglio, l'invito ad alzarsi, il vicepresidente Pietro Orto, il nostro segretario Lorenzo Tornato, il nostro tesoriere Fabio Moggio, il nostro parrucchiere Giuseppe Piego, la nostra artista Marta Ferrara. Per quanto riguarda la nostra scuola, doverosi ringraziamenti innanzitutto a due enti che ci hanno appoggiato, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Regione Piemonte, da cui abbiamo sempre un piccolo aiuto che comunque è utile a portare avanti le attività. E poi i nostri maestri, partendo dai corsi più ordinari, il maestro Odone, Stefano Odone, il professor Marcello Chiate, che è il professor Dario Romano. Per quanto riguarda il progetto chiamato Class Band Giulio Tortello, Marta Ferrara, e poi le attività didattiche fatte direttamente nelle scuole, nel comprensorio di Rivalde e Castellazzo, quindi sempre Marta Ferrara, Cristina Caglione, Lisa Tortello e la professoressa Antonella Maggiore, che è presente, ma qui va a nostro parte.
fidarsi praticamente dell'istituto complessivo di Rivalta, di quello di Castellazzo, perché senza di loro questi progetti non potrebbero andare in porto. Poi per Cassina c'è sempre il prezioso aiuto della maestra Carla Campora, che gioca in casa, che abita in casa, e ci dà sempre una mano. Ringrazio poi le associazioni presenti, i presidenti o i membri delle associazioni presenti con cui noi collaboriamo spesso e ci fa piacere collaborare con il paese, in particolare quest'anno bene collaborazione con il gruppo Alpini di Cassine, con gli amici di Gamonata, la Croce Rossa del gruppo di Cassine, e poi ringrazio anche, come ha ricordato Giulio, il direttivo e tutte le maestranze e la direttrice dell'opera Pia Sticca, perché ci hanno ospitato ieri per la prima esibizione pubblica dei nostri bambini. Grazie a tutti. Migliore, che ci porti ancora più risultati a noi.